Buonasera a tutti i partecipanti. Sono Gianna Vetta della città metropolitana di Torino, del servizio risorse idriche, che insieme al servizio politiche giovanili, sempre della città metropolitana, insieme ad ANCI Piemonte, organizzano questo webinar di questa sera, uno di una lunga serie che durerà fino ad ottobre inoltrato. Dunque, questo progetto riprende un finanziamento della Regione Piemonte, deriva da un finanziamento della Regione Piemonte, su proposta di appunto Città Metropolitana di Torino, ANCI, UNCEM, Avigliana, Lanzo, Piverone, Rivalta, Vigone, Villarpellice e Volvera, che sono comuni capofila dei contratti di fiume e di lago che partecipano come partner a questo progetto. Il progetto, che si chiama Acqua e Territorio di fronte al cambiamento climatico, è nato per dare un'opportunità di formazione specialistica ai giovani amministratori dei nostri comuni, del territorio, giovani inteso sia come età sia come carica, quindi chi è agli esordi. Naturalmente sono ben accetti anche gli amministratori ormai esperti se hanno interesse a seguirci. Questa sera Daniele Lanza, che è il ragioniere capo della città di Biella, ci parlerà dei principi del bilancio degli enti locali, quindi un argomento fondamentale nell'amministrazione di un ente come un comune. E da qui appunto ad ottobre, come vi dicevo, ogni giovedì nel tardo pomeriggio, più o meno a quest'ora, a seconda delle disponibilità dei docenti, ci sarà un webinar diverso. La prossima settimana il dottor Francesco Vitale della Città Metropolitana di Torino riprenderà l'argomento della protezione civile, in realtà già trattato uno scorso webinar, ma con un nuovo argomento che sarà il sistema di allertamento. Quindi vi invitiamo ad iscrivervi e a partecipare numerosi. Ringrazio intanto tutto lo staff presente questa sera e sempre nell'organizzazione del webinar, la dottoressa Sarzotti, la dottoressa Tognoni, la dottoressa Rossato, la dottoressa Gaggero della città metropolitana e la dottoressa Graziano di ANCI Piemonte, alla quale tra un attimo passerò la parola per la gestione del webinar di questa serata. Faccio soltanto diciamo un appello, come dire, organizzativo rispetto a una parte del progetto che non tratteremo via webinar, come abbiamo deciso di fare insieme alla Regione per tutti questi altri, vista le difficoltà, diciamo, del periodo, e che è una formazione diretta in un seminario residenziale di 3 giorni che era previsto già da inizio progetto ad Avigliana e che sarà una possibilità, un'opportunità anche di scambio come dire, di esperienze e di conoscenze tra giovani amministratori, che però per ovvie ragioni non abbiamo potuto svolgere nei mesi passati e quindi stiamo cercando di riprogrammare. Sarà un seminario in presenza, appunto della durata di 3 giorni. Ve lo anticipo perché stiamo proponendo a tutti un questionario che vi chiediamo cortesemente di compilare perché ci sarebbe molto utile. La mia collega Tognoni dovrebbe averlo messo in chat, comunque lo trovate anche sulle pagine di Città Metropolitana e di ANCI Piemonte. Ed è un questionario molto veloce che soprattutto chiede le preferenze rispetto all'organizzazione del seminario già a luglio, in particolare nel periodo dal 9 all'11 luglio, o in alternativa dal 22 al 24 ottobre. Per noi è molto importante sapere se ci sono preferenze per un periodo o per l'altro, perché chiaramente sarà importante organizzare nel modo migliore anche con la struttura recettiva che ci ospiterà. Benissimo, io spero di aver detto tutto e di non essermi dimenticata nulla, ma tanto so che c'è Lara che mi seguirà, che dirà ogni cosa che ho dimenticato. Ringrazio ancora tutti, buona serata e buon corso.
Grazie Gianna. Sì, io sono Lara Graziano della segreteria di ANCI Piemonte, come vi diceva Gianna. Volevo solo darvi qualche informazione tecnica rispetto alle domande che potete porre. Avete una chat di fianco a voi che potete utilizzare per comunicare con lo staff che vi può dare un supporto. Un supporto che può essere di tipo tecnico e le domande saranno gestite sul momento. Se invece volete fare domande nel merito o prenotarvi con un'alzata di mano virtuale, potete utilizzare la funzione apposita che dovreste vedere sul vostro dispositivo. Avrete poi la possibilità di avere il microfono attivato e quindi di intervenire a voce. Potete anche appunto utilizzare il box domande per inviare domande nel merito dell'intervento. Noi raccoglieremo tutti i vostri quesiti e poi le risposte vi saranno fornite a fine relazione. Vi ricordiamo solo di indicare nelle domande il vostro nome, cognome e ruolo di appartenenza per l'ente per cui siete amministratori. Lascio quindi la parola al dottor Daniele Lanza, per il suo intervento e auguro un buon incontro a tutte e a tutti. Grazie. Eccoci, buonasera a tutti, ben trovati, grazie di essere qui con noi a condividere un tema così caro come i principi di bilancio. Siamo qui questa sera a vedere in questa oretta che andiamo a condividere insieme quello che è il sistema di bilancio. In particolare andiamo a visionare quelle che sono i bilanci di previsione, documenti di indirizzo politico, il bilancio di previsione, documento autorizzatorio, il bilancio di competenza, il bilancio di cassa legato a quelli che sono i documenti autorizzatori, il bilancio di previsione come stampa legata a quello che i miei colleghi vi producono per l'approvazione in consiglio comunale, i principi principali legati di bilancio e i due fondi che sono legati all'ambito dell'armonizzazione, cioè il fondo pluriennale vincolato e il fondo crediti dubbi difficile esazione. Come è già stato anticipato, io sono comunque a disposizione per quello che sono gli eventuali confronti che si ritengono necessari. Basta o inserire una domanda nel corpo dello spazio dedicato oppure chiedere la parola all'organizzatore. Così direi che possiamo iniziare con quello che sono in primis i ringraziamenti alla Regione Piemonte, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ci permette di fare questa attività, alla città metropolitana di Torino e ANCI Piemonte che hanno organizzato e hanno chiesto anche al sottoscritto di condividere con voi questo momento, e partiamo con quello che è l'ambito di riferimento, in particolare a quello che sono il concetto di bilancio di previsione, che è un documento di indirizzo politico, un documento su cui si poggia tutta la realtà amministrativa dell'ente locale. In particolare, il nostro bilancio è legato a una classificazione per missione, programmi, macroaggregati, capitoli e articoli. Discende da quello che è la gestione del testo unico degli enti locali e del decreto legislativo 118 che si occupa dell'armonizzazione contabile. E in questo panorama normativo si inserisce come funzione politico-amministrativa di indirizzo e controllo sull'attività svolta da parte dell'organo di governo. Ovviamente l'organo di governo è la giunta, il sindaco è la giunta, l'organo amministrativo è la tecnostruttura che sorregge il sindaco e la giunta e il consiglio comunale tutto. In particolare, noi dobbiamo identificare il concetto che
bilancio assegna delle risorse che vengono poi declinate in fattori produttivi dalla Giunta con il piano esecutivo di gestione o piano obiettivi, dipende dalla grandezza e dall'organizzazione dell'ente di riferimento. L'importanza del documento del bilancio di previsione tutti la conosciamo, perché? Perché detta quelle che sono i confini entro cui l'amministrazione deve lavorare. In particolare, il bilancio di previsione si poggia su un sistema ciclico che si chiama ciclo della programmazione. Questo trova fondamento e viene identificato nel principio contabile dedicato alla programmazione, l'allegato 4/1 del decreto legislativo 118 del 2011, dove identifica un sistema ciclico perché si riesce a programmare il futuro, se riesco a vivere bene il presente e soprattutto se conosco quello che sono stato, cioè il passato. Il sistema è un sistema chiuso, è un sistema che riceve dall'esterno delle informazioni, cioè il semestre europeo, cioè la legge di bilancio nazionale e la legge di bilancio regionale, vengono declinati nel documento unico programmazione, argomento che sarà trattato da illustri colleghi successivamente, il bilancio di previsione, l'oggetto del confronto di oggi, il piano esecutivo di gestione e il rendiconto della gestione. Il rendiconto della gestione influirà con gli equilibri di bilancio verso il nuovo DUP dell'anno successivo. Tutto il sistema è volto al mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio. Questo è essenziale perché comunque il comune, essendo in prima battuta in ambito aziendalistico un'azienda di erogazione, deve mantenere sempre il proprio equilibrio. Equilibrio finanziario, equilibrio economico-patrimoniale, equilibrio monetario. E vedremo nel corso del confronto che andremo a vivere insieme in questo momento, in questa oretta, che cosa intendiamo per tutte queste tre realtà. In particolare identifichiamo quello che sono i momenti della programmazione. I momenti della programmazione, cioè l'orizzonte temporale, abbiamo il documento unico di programmazione, sezione strategica, che detta gli indirizzi strategici suddivisi per missione e gli obiettivi strategici, e l'ambito temporale, l'orizzonte temporale 0,5 anni, cioè il mandato della consigliatura. Il documento unico di programmazione viene declinato nella sezione operativa, dove vengono identificati i programmi, cioè la distribuzione delle missioni in attività che si vorrà andare a svolgere, con la declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi. E qui l'ambito temporale è il di medio periodo, cioè 1-3 anni. Medesimo sistema temporale su cui si poggia il nostro bilancio. In conclusione, abbiamo sempre con un arco temporale 0-3 anni il piano esecutivo di gestione o il piano degli obiettivi, dipende dalle fasce di popolazione a cui il nostro ente è costituito, e dal piano della performance, che vanno a identificare gli obiettivi operativi in obiettivi gestionali. Questo è in questo sistema il nostro bilancio si inserisce nella fascia centrale, cioè nella distribuzione degli obiettivi operativi e nella identificazione delle risorse finanziarie con gli aspetti finanziari e le risorse umane. Questo va a definire quello che è, uno, il nostro obiettivo di riferimento e due, l'ambito temporale in cui andiamo a operare. In particolare, noi abbiamo come elemento temporale il nostro bilancio di previsione a natura autorizzatoria, come detto, e ha un orizzonte temporale di 3 anni. Che cosa significa questo concetto? Il concetto del bilancio autorizzatorio
simile a quello che è il sistema che l'ente locale deve tendere, cioè ciò che è scritto all'interno del bilancio è possibile svolgere, ciò che è al di fuori del bilancio non è possibile essere percorso. Ciò significa che se una spesa è stata programmata dal Consiglio Comunale, autorizzata dal Consiglio Comunale, può essere svolta. Se questa spesa non è stata programmata, cioè non è all'interno del sistema bilancio, questa spesa non può essere percorsa. Sia espresso in termini di competenza, sia espresso in termini di cassa. In particolare, noi abbiamo come elemento di riferimento che il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni in ambito finanziario, le previsioni del documento unico programmazione, come abbiamo definito. Gli organi di governo di un ente definiscono la distribuzione delle risorse tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. Il bilancio di previsione finanziario, come abbiamo detto, è almeno triennale. E le previsioni riguardano il primo esercizio di bilancio, hanno anche una quantificazione monetaria oltre che finanziaria. Ciò detto, si identifica immediatamente, come abbiamo già intravisto nel ciclo della programmazione precedente, un rapporto tra il documento unico di programmazione e gli elementi che da essi sono ricompresi con il bilancio di previsione. Deve esserci un rapporto stretto di presenza e di individuazione di indirizzi gestionali all'interno, di indirizzi strategici e operativi all'interno del documento di programmazione che vanno a essere valorizzati con il bilancio di previsione al fine di raggiungere detti obiettivi. In soldoni, cosa vado a fare con il bilancio di previsione? Vado a trovare e a rappresentare in ambito numerico quelle che sono le strategie per raggiungere gli obiettivi che mi sono dato in ambito di documento unico di programmazione. Sempre all'interno del sistema bilancio, come abbiamo detto, abbiamo la situazione legata alla finalità del bilancio, cioè abbiamo detto che il bilancio di previsione ha una finalità politico-amministrativa, cioè detta indirizzi e organizza i controlli da parte sull'organo di governo, cioè per il tramite del bilancio di previsione definiamo un indirizzo e diamo delle risorse, per il tramite degli equilibri di bilancio identifichiamo se questo andamento è coerente con gli obiettivi e le finanze che ho dato in sede di bilancio di previsione. Con il rendiconto identifico un controllo contabile su quello che è stata la realtà della gestione dell'anno precedente. L'altra finalità legata al bilancio di previsione è di programmazione finanziaria, che pertanto identifica un percorso ragionato di quello che può essere le entrate che posso andare a riscuotere e le spese che obbligatoriamente dovrò andare a monetizzare, una destinazione delle risorse a preventivo attraverso le funzioni autorizzatorie che abbiamo già ampiamente riscontrato nella slide precedente, che ci permette di identificare un percorso definito a priori in ambito di previsione, una previsione che può essere aggiustata nel tempo per il tramite delle variazioni di bilancio, sempre con il rispetto di quello che sono gli equilibri di bilancio. Ed ecco qui la finalità del bilancio è la verifica degli equilibri finanziari nel tempo. Perché? Perché una struttura in disequilibrio è una struttura che non può garantire i servizi essenziali, è una struttura, un'organizzazione, meglio, che non può soddisfare quello che è il bisogno che ogni amministratore deve perseguire, cioè
il bene proprio, il bene generale della collettività ad esso affidata. In particolare, andiamo a continuare con la presentazione, è un elemento informativo verso gli utilizzatori esterni. Gli utilizzatori esterni del nostro bilancio sono in primis i nostri cittadini, che si vedono come soggetti che concorrono al benessere dell'ente locale in quanto fruitori dei servizi, in quanto soggetti di imposta, in quanto abitanti del territorio che ne siamo chiamati ad amministrare. Pertanto, debbono riuscire a ricevere delle informazioni in base all'attività che l'ente andrà a svolgere. In particolare avremo declinazioni di bilanci che andremo a vedere nelle puntate successive, quali il bilancio sociale, il bilancio ambientale, il bilancio di genere, che sono tutte rappresentazioni di quello che è il bilancio di budget, cioè il bilancio di previsione, e il rendiconto, quale somma delle attività svolte nel corso dell'esercizio. Il nostro bilancio di previsione è composto da diversi schemi, è composto da diverse stampe che rappresentano quello che è il bilancio di previsione tra entrata per titoli e tipologie, il bilancio con un documento di riepilogo, che è il riepilogo per titoli, le spese per missione programmi, che è la rappresentazione di quello che è il nostro bilancio per natura della spesa. Il bilancio di previsione sono le spese di riepilogo per missione, il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio. Questi due ultimi elementi che vediamo in grassetto, cioè il quadro generale riassuntivo, è un documento di sintesi suddiviso per titoli per identificare gli equilibri interni, e gli equilibri di bilancio vanno a rappresentare numericamente quello che è l'equilibrio che si andrà a tendere nel corso dell'esercizio. Si ricorda che il bilancio di previsione, comunque essendo una previsione, andrà sempre a essere prodotto in pareggio, cioè in equilibrio finanziario. Tanto ho come entrata, potrò finanziare tanta spesa. Un pensiero di equilibrio interno, cioè abbiamo un concetto di equilibrio finanziario, cioè la totalità dell'entrata è uguale alla totalità della spesa. Abbiamo un concetto di equilibrio di parte corrente, dove abbiamo che le entrate a natura corrente, cioè quelle che troviamo dal titolo primo dell'entrata, titolo secondo, titolo terzo, titolo quarto, titolo terzo dell'entrata, cioè le entrate correnti di natura tributaria, i trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, vanno a finanziare quelle che sono le spese a natura corrente, che sono le spese del titolo primo e le spese del titolo quarto. Mentre per quanto riguarda le altre realtà in sede di equilibrio, andiamo a considerare che la totalità dell'entrata a natura contraente va a finanziare la totalità della spesa a natura corrente, mentre quelle che sono le spese in conto capitale vanno a finanziare in base al proprio vincolo di destinazione, e vedremo successivamente quando si parlerà di avanzo di amministrazione che cosa si intende per vincolo di destinazione, la totalità della spesa ad essa correlata. Ciò detto, continuiamo con quello che è la nostra presentazione e andiamo a identificare quelli che sono i prospetti che vanno a essere allegati al nostro bilancio di previsione. Bilancio di previsione che oggi a calendario scade al 31 luglio. Adesso occorrerà capire che più avanti si va con la programmazione, e più è difficile la gestione, soprattutto in un sistema di emergenza come quello che abbiamo dovuto affrontare
negli ultimi mesi. Però comunque, tornando all'argomentazione del nostro confronto, andiamo a identificare quelli che sono gli allegati obbligatori per quanto concerne il nostro bilancio di previsione, cioè il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione, il prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato, vedremo che cosa intendiamo per fondo pluriennale vincolato, il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia difficile esigibilità e il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento. Questo è essenziale, il vincolo di indebitamento, perché una delle grosse problematiche della Repubblica tutta è il debito pubblico e anche l'ente locale partecipa al consolidamento del debito pubblico. E questo è essenziale a livello di programmazione sia territoriale, cioè del proprio territorio amministrato, provinciale, regionale e nazionale, identificare delle regole di indebitamento, con il pensiero che ha comunque definito un grande spartiacque dagli anni 90 a oggi, che il debito, ogni somma presa a debito, seppur ovvio, ma poco perseguito negli anni, ogni somma presa a debito è una somma che deve essere restituita. Il debito non è un'entrata dell'ente, ma è una somma da restituire. Ecco perché il nostro legislatore ha posto grande attenzione sia nel testo unico degli enti locali, sia nella gestione della legge costituzionale 1 e della legge attuativa della 243 del 2012, dove identifica il debito come elemento residuale nel finanziamento delle attività pubbliche. Definito quelli che sono gli allegati, andiamo a velocemente a dire due parole sulla nota integrativa e sulla relazione dell'organo di revisione, che sono due relazioni, una interna, dove l'organo di governo, cioè la giunta, va a identificare quelle che sono, con la nota integrativa, le regole che hanno condotto alla stesura del bilancio di previsione, mentre per quanto riguarda la relazione dei revisori è quell'organo di controllo esterno che vanno a soddisfare le necessità di controllo dei documenti contabili dell'ente. In particolare, se siamo sopra i 15.000 abitanti, avremo un collegio, se siamo al di sotto dei 15.000 abitanti, avremo un soggetto singolo. Qui andiamo a identificare, come abbiamo già velocemente scorso precedentemente, il concetto della struttura del bilancio entrata, cioè un'entrata suddivisa per 9 titoli, dove abbiamo i primi 3 titoli costituiscono il blocco delle entrate correnti. Il titolo quarto, quinto e sesto sono legate alle entrate in conto capitale. Il titolo settimo è quello dedicato alla registrazione dell'anticipazione da tesoreria, cioè l'anticipazione tesoreria è quella fido di cassa che il tesoriere obbligatoriamente per legge, su istanza dell'ente, va a concedere all'ente locale. Mentre nel titolo nono le entrate per conto di terzi e partite di giro vanno a essere collocate quell'attività di sostituto d'imposta e quella attività dove c'è una distribuzione e una gestione monetaria che esula dalla volontà dell'ente. Ad esempio, in questa situazione andiamo a contabilizzare quello che è il tributo ambientale provinciale sulla nettezza urbana, dove avremo un incasso sul titolo nono dell'entrata tramite l'azione di tributaria della riscossione della Tari, a fronte di un esborso sul titolo settimo della spesa come versamento alla città metropolitana o alla provincia di riferimento. Mentre per quanto concerne la spesa, noi abbiamo i programmi di spesa, sono articolati nei titoli,
possono essere indicati in bilancio. Tutti i programmi sono distribuiti tra il titolo prima, spesa corrente, spesa in conto capitale, spesa in incremento di attività finanziarie e rimborso di prestiti. Mentre per quanto riguarda la missione 60, avremo la restituzione dell'anticipazione finanziaria, tra cui l'anticipazione di tesoreria, e nella missione 99 il servizio per conto terzi. Per quanto concerne la missione 60, al suo interno avremo esclusivamente il titolo quinto, cioè chiusura anticipazione di tesoreria, e nella missione 99 avremo esclusivamente il titolo settimo, spese per conto terzi, come già identificato precedentemente che cosa intendiamo per spese per conto terzi. L'importanza della composizione della previsione di bilancio è legata al principio contabile 16, un principio contabile generale. Noi come sistema normativo che regge il nostro bilancio abbiamo la norma in quanto tale, con elemento principe abbiamo il testo unico degli enti locali e il decreto legislativo 118 del 2011, uno che regola l'ordinamento tutto degli enti locali, il 267 del 2000, e quello che invece va in ausilio e introduce nel sistema normativo nazionale l'armonizzazione contabile, cioè il decreto legislativo 118 del 2011, a cui si addizionano i principi contabili applicati e generali, principi contabili generali legati e discendenti dal testo del decreto legislativo 118 e i quattro principi contabili applicati sempre allegati al decreto legislativo 118. In particolare, all'interno del principio generale dei principi generali troviamo il principio generale 16, che individua una regola principe della stesura del nostro bilancio, cioè il nostro bilancio deve definire e portare al suo interno le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. E questo è l'elemento che ha creato una grande dicotomia contabile tra quello che era una situazione pre-armonizzata e quella che è una situazione armonizzata, cioè quella che siamo chiamati noi oggi a programmare. Cosa significa il concetto di esigibile? In ambito normativo il concetto di esigibile non esiste. È una declinazione giurisprudenziale dove si va a far sovrapporre, cioè la Corte di Cassazione ha fatto sovrapporre il concetto di esigibilità con il concetto di scadenza. Pertanto si considera esigibile un'obbligazione giuridicamente perfezionata che troverà scadenza nell'anno in cui viene inserita a bilancio. Ciò detto, come vedremo a chiusura del confronto, ci sarà uno strumento finanziario per far traslare temporalmente una spesa e iscriverla in base alla propria esigibilità, proprio per dare rispetto al principio generale 16 che abbiamo detto ora. Gli stanziamenti di cassa che vanno a essere iscritti nel bilancio di previsione nella prima annualità di riferimento comprendono le previsioni di riscossione e pagamenti in conto residuo e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. Cosa significa questo inciso? Significa che l'ente locale, in quanto azienda, anch'esso ha al suo interno il concetto di credito e il concetto di debito. In ambito finanziario si chiamano residuo attivo e residuo passivo. Il testo unico degli enti locali identifica il concetto di residuo attivo, quella grandezza, quel credito che l'ente locale ha accertato perché aveva titolo a riscuotere una somma, ma non è riuscito a riscuoterla, seppur scaduta, in un esercizio finanziario. L'esercizio dopo, questa grandezza accertata si chiama residuo attivo
e sarà un credito che l'ente vanta nei confronti del suo soggetto che non ha monetizzato la propria entrata. Mentre di contropartita troviamo il concetto di residuo passivo. Il residuo passivo è un'obbligazione giuridicamente perfezionata, scaduta, che non ha trovato la sua monetizzazione. Ciò detto, un bilancio di cassa che deve garantire la capacità a pagare e che si poggia sulla capacità di riscuotere, deve al suo interno, visto che è autorizzatorio, inserire le coperture dovute per quanto riguarda la gestione monetaria, come vedremo nel corso del confronto. La funzione autorizzatoria del bilancio è fondamentale perché va a identificare il limite massimo agli impegni e ai pagamenti per quanto riguarda la spesa, come abbiamo detto, e anche per quanto riguarda l'entrata, l'unica entrata che in ambito generale potrebbe creare dei problemi, che è l'entrata da debito, come abbiamo detto in precedenza. Pertanto, il nostro bilancio diviene paletto e indicatore essenziale per tutta la spesa, tranne l'anticipazione di tesoreria e le partite di giro, e per la sola entrata di accensione prestiti. Se un prestito non è inserito a bilancio, un prestito non può essere acceso e non può essere riscosso. Se una spesa non è prevista in bilancio, essa non può essere processata. Pertanto, nella malgrado ipotesi che ci sia una conduzione di una spesa non programmata in bilancio, il testo unico degli enti locali, il legislatore ha permesso una riconduzione della stessa in sede del bilancio di previsione che si chiama riconoscimento di debito fuori bilancio. Ma questa è una puntata che vedremo poi in altri momenti. Il nostro bilancio di previsione ha, come abbiamo detto, un format definito che il legislatore ha inteso proporre come stampe di bilancio. In particolare, noi questa sono estratti dalla stampa ufficiale di bilancio nell'ambito di stampe entrate e stampe spesa, dove andiamo a rappresentare quello che è la situazione visiva per capire che cosa possiamo aspettarci nel nostro bilancio. In particolare, nella prima parte abbiamo la codifica di bilancio, cioè l'elemento essenziale, il titolo primo, una tipologia, la tipologia 101, e che cos'è come denominazione, cioè la descrizione della tipologia 101, cioè imposte, tasse e proventi assimilati. La prima colonna è dedicata ai residui presunti al termine dell'esercizio oggetto di l'esercizio in cui scrivo il mio bilancio di previsione, cioè l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio a cui il bilancio si riferisce. Il legislatore mi dice: caro ente, sei a settembre dell'anno, ad esempio 2020, devi entro il 15 novembre approvare in giunta, per poter approvare entro il 31 dicembre 2020, e 20, il bilancio di previsione 21, 22, 23, vai a inserirmi in questa colonna quello che tradizionalmente tu avrai come credito da questa singola posta di bilancio. Credito oppure, se si parla in ambito di spesa, debito, perché questa colonna vale sia per l'entrata che per la spesa. Il nostro bilancio ha una colonna di riferimento che sono le previsioni definitive dell'anno precedente, quello a cui si riferisce il bilancio, cioè
il bilancio assestato alla data dell'approvazione della bozza di bilancio. Questa è una colonna informativa volta a definire nel tempo una congruità di stanziamenti. Pertanto, la congruità di stanziamento va a essere identificata per confronto ove esistano degli scostamenti. Nella nota integrativa dovrò identificare una giustificativo a questi scostamenti. Come abbiamo detto, la nostra programmazione è una programmazione triennale, non esiste più una dicotomia contabile tra quello che è un bilancio annuale e un bilancio pluriennale, ma esiste il bilancio di previsione a cadenza triennale e in questo documento di sintesi si va a presentare quelle che saranno le politiche, nel caso di specie che si guarda l'entrata, tributarie dell'ente nel corso del triennio successivo. Come abbiamo già anticipato, il bilancio riporta la previsione di cassa con carattere autorizzatorio. E andremo poi a vedere come andrò a valorizzare queste poste di bilancio. Per quanto concerne la stampa di spesa, oltre a tutto ciò che abbiamo già visto per la stampa di entrata, troviamo la declinazione del nostro bilancio in missione, programmi e titoli. I titoli sono un di cui dei programmi delle missioni. Pertanto non troveremo nella stampa spesa un raggruppamento per titoli della spesa, ma avremo dei saldi per missione e programma. Se voglio sapere quant'è la totalità della spesa corrente programmata nel bilancio di previsione, dovrò andare negli allegati di bilancio, quelli che abbiamo visto precedentemente, cioè quella stampa che raggruppa per titoli la spesa di riferimento. Il documento bilancio è un documento sia autorizzatorio, ma come abbiamo detto, anche un documento informativo. Pertanto, obbliga all'interno della nostra stampa di identificare la data di stesura del bilancio, nel caso di specie che stiamo scrivendo il bilancio di previsione 2021-22-23, quanto nel mese di settembre 2020 conosco già che sia consumato del bilancio 21, 22, 23. Che cosa significa? Significa che l'ente, come ogni realtà economica, può avere sottoscrivere delle obbligazioni cosiddette poliannuali, cioè che saltano lo spartiacque del 31 dicembre. Essendo l'ente obbligato a inserire nel proprio bilancio soltanto quelle obbligazioni che vanno a scadere nell'esercizio, tutto quello che scadrà in futuro andrà a essere collocato negli esercizi successivi. Questa operazione obbliga a un consumo oggi per domani delle risorse di domani e il legislatore ha inteso obbligatoriamente a rappresentare nel bilancio di previsione quanto questo consumo sia avvenuto. Pertanto, se io, ad esempio, in ambito di stanziamento impianti sportivi, ho all'interno dei miei impianti sportivi un contratto di conduzione del campo dello stadio comunale, questo contratto di conduzione dello stadio comunale vale 100 e lo stanziamento di spesa corrente per lo sport è 150, avrò stanziamento per lo sport 150, di cui già impegnato 100. Spesa che si potrà fare all'interno dell'esercizio 2021 soltanto 50, perché 100 l'ho già opzionata in passato. E questo è un elemento informativo importante che ci permette di identificare qual è la capacità di vera spesa dell'ente. All'interno dello stanziamento troviamo anche il concetto di
fondo pluriennale vincolato e andremo poi a vedere che cosa intendiamo per fondo pluriennale vincolato e che cosa significa questa posta di bilancio. In sintesi, è ciò che del bilancio di previsione che oggi scrivo andrà a essere rinviato in futuro. Il bilancio di previsione, come abbiamo detto, al suo interno ha degli allegati importanti. Allegati importanti che ci permettono di vedere che cosa aspetti importanti della vita finanziaria dell'ente. In particolare, uno degli allegati degni di nota è il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione. Ogni ente al momento dell'approvazione del bilancio di previsione deve approvare questo documento al fine di indicare il risultato di amministrazione che si presume che si avrà a fine dell'esercizio in cui stendo il bilancio di previsione, cioè l'esercizio precedente al bilancio che vado a scrivere. E si parte dall'indicazione del risultato di amministrazione all'inizio dell'anno, nel caso di specie 2020, a cui vado a calcolare quello che è l'attività che l'ente ha svolto nel corso dell'esercizio, cioè accertamenti, impegni, esercizio, e vado a stimare quelle che sono le stime degli impegni e degli accertamenti che farò a fine esercizio e la revisione dei residui. Questo mi permette di identificare un risultato presunto a fine, nel caso di specie, anno 2020, perché sto scrivendo l'esercizio 2021, 22 e 23, e andrò a identificare un risultato che, ove positivo, si potrà scomporre nei risultati di amministrazione, e vedremo come. Ove negativo, già fa, accendere una spia di recupero all'interno del bilancio di previsione, redigendo bilancio di previsione. In particolare, il nostro risultato di amministrazione, cioè quella posta finanziaria che abbiamo visto alla lettera A, risultato di amministrazione presunto, si declina in quattro diverse grandezze, cioè la quota vincolata del risultato di amministrazione, cioè quanto di quel risultato è destinato in modo univoco a svolgere un'attività. La quota accantonata del risultato di amministrazione, cioè quanto di quel risultato di amministrazione devo tenere da parte per garantirmi dei rischi futuri che l'ente presumibilmente andrà a dover coprire. La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, cioè quella quota che deriva dal risultato, dalla gestione delle entrate in conto capitale, e infine l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione. Cioè, in somma algebrica, avremo dalla lettera A, andrò a togliere quello che è la parte accantonata, la parte vincolata, la parte destinata agli investimenti, e ove il totale della parte disponibile sarà positivo, cioè A meno B meno C meno D sarà maggiore di zero, avrò un avanzo di amministrazione libero. Se sarà negativo, avrò un disavanzo di amministrazione. Disavanzo di amministrazione che dovrà trovare copertura nel redigendo bilancio di previsione. Ecco perché il legislatore con forza chiede la stesura di questo documento che ha l'obbligo di garantire una copertura pluriennale del risultato negativo di amministrazione. Per quanto concerne un altro allegato importante è la composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi. Composizione del fondo pluriennale vincolato che, in base alla rappresentazione numerica che andiamo a identificare nella tabella,
abbiamo un fondo a inizio anno. La gestione di consumo di questo fondo nel corso dell'esercizio e quanto nel corso dell'esercizio andrò a creare, cioè a portare in futuro come spese esigibile in un prossimo futuro. Questo è una forte informazione, cioè definisce la capacità e la tempistica di concretizzazione delle spese dell'ente locale. In particolare, tanto è importante la lettera H, tanto più ho traslato il futuro delle risorse che oggi ho sottratto al mercato. Più è vicino il tempo di recupero delle risorse, impiego delle risorse, tanto più è piccola questa somma. Il fondo crediti di dubbia difficilizzazione, come abbiamo già detto in precedenza, va a calmierare la capacità di incasso che l'ente locale mette in campo per poter recuperare i propri crediti. Tanto più un ente è capace di riscuotere i propri crediti, tanto più basso sarà l'accantonamento del fondo crediti di dubbia difficilizzabilità. Tanto più lente è lento nella riscossione dei crediti, tanto più alto sarà questo accantonamento. È importante inserire a bilancio, pertanto, soltanto quegli accertamenti che hanno una concreta capacità di monetizzazione, al fine di contenere al massimo questi accantonamenti. Di seguito vedremo come andrà a essere calcolato questi accantonamenti. Questa è la stampa di bilancio di riferimento dove abbiamo per ogni tipologia di entrata una rappresentazione dello stanziamento di bilancio, un accantonamento atteso, un accantonamento effettivo e una percentuale di accantonamento di quello che è il fondo crediti dubbia difficilizzazione. Il quadro generale riassuntivo è, come abbiamo detto, una rappresentazione per titoli a confronto delle entrate, dove abbiamo per riga la prima parte del prospetto abbiamo le entrate, la seconda parte del prospetto sono le spese. Per quanto riguarda le entrate finali è la somma tra le entrate dell'ente e le spese finali sono le spese proprie dell'ente, a cui si addizionano la gestione dei fondi, cioè l'accesso al debito e la restituzione del debito, l'accesso all'anticipazione tesoreria, la restituzione dell'anticipazione tesoreria e le entrate e le spese per conto terzi. Dato l'obbligo dell'equilibrio finanziario, il totale complessivo dell'entrata deve coincidere col totale complessivo della spesa, perché siamo in ambito di programmazione. La nota integrativa è un allegato al bilancio che identifica che cosa l'ente ha messo in campo per poter fare una buona programmazione e le scelte politiche amministrative che discendono nel rispetto degli obiettivi operativi e strategici del DUP per definire il bilancio di previsione. Lo schema della nota integrativa è uno schema libero, però esiste un contenuto minimo definito dalla normativa di settore, cioè il testo unico degli enti locali e meglio il decreto legislativo 118 del 2011. Adesso andiamo a identificare, e perché siamo quasi alla conclusione dell'intervento, le due grandi grandezze finanziarie che sono state introdotte con l'armonizzazione contabile, cioè il fondo pluriennale vincolato e l'accantonamento del fondo crediti di dubbia difficilizzazione. In particolare, partendo dall'inizio, andiamo a identificare quello che il legislatore ha inteso per fondo pluriennale vincolato. In particolare, questo è un estratto dal principio contabile
applicato alla contabilità finanziaria che identifica il fondo pluriennale vincolato come un grosso sacchetto a due tasche, dove nella prima tasca confluiscono le risorse che arrivano dal passato, che vanno a finanziare spese che oggi sono esigibili e che spese che saranno esigibili domani, mentre nell'altro sacchetto andiamo a inserire le risorse che oggi diventano esigibili, cioè che oggi andrò presumibilmente a riscuotere, ma che mi finanziano spese che non sono esigibili oggi, ma saranno esigibili domani. In sostanza, questo sacchetto mi dice la ricchezza che ho riscosso in precedenza, o che avevo titolo a riscuotere in precedenza e che dedico a spese, di spese oggi, di competenza di oggi e spese che saranno competenza domani, entrate che oggi vado a identificare e ad accertare a fronte di spese che andrò a fare domani. In sostanza, adesso andiamo velocemente a fare una rappresentazione per istogrammi di quello che è il nostro fondo con questo esempio. La spesa che l'ente vuole fare di 1.000 per la realizzazione di una nuova palestra, secondo questo cronoprogramma. Il cronoprogramma è una distribuzione temporale di quelle che sono le azioni amministrative legate a un'opera pubblica. Nell'anno N-1 ho la livello minimo di progettazione di 10, una progettazione di 100 nell'anno N, due stati di avanzamento di 600 nell'anno N più 1 e il certificato di regolare esecuzione nell'anno N più 2 di 300. Questo è l'approccio prearmonizzato, cioè l'approccio tradizionale, dove avevamo nell'anno N la nascita dell'opera pubblica e tutto rimaneva contabilmente ancorato all'anno N, perché si concretizzava l'imputazione in contemporanea all'iscrizione dell'impegno, quanto non veniva monetizzato era un debito che l'ente si portava avanti nel tempo fino alla chiusura dello stesso. Oggi abbiamo una diversa distribuzione in base all'esigibilità della spesa. Nell'esempio che ci siamo proposti, andavamo a identificare quello che era l'imputazione, un'imputazione in base alla scadenza della spesa. Nell'anno 1 avevamo soltanto la scadenza della progettazione, nell'anno N. Nell'anno N più 1 la scadenza di due stati di avanzamento, nell'anno N più 2 il certificato di regolare esecuzione a quadratura per chiusura dell'opera pubblica. Però, come si vede, il nostro bilancio rimane un bilancio zoppo e lo strumento che mi permette di quadrare e di rendere la nostra bilancia a due piatti in equilibrio è il fondo pluriennale vincolato che mi trasla in entrata e in spesa nel futuro la mia opera pubblica. E questo è essenziale per poter garantire un equilibrio nel tempo. Ricordiamo che lo strumento è uno strumento che nasce con il bilancio di previsione, che viene concretizzato con la revisione ordinaria dei residui e che trova definitiva quantificazione con il rendiconto dell'esercizio precedente. Questo ci permette di avere una programmazione lineare nel tempo coerente con la capacità di spesa e la cantierizzazione dei nostri opere pubbliche. Ove non riesca, ad esempio, a pagare quanto era scaduto nell'anno 1, questo risulta un debito dell'anno 2 e si chiamerà residuo, nel caso di specie residuo passivo, che è essenziale perché comunque il concetto di residuo, come abbiamo già anticipato precedentemente, è una obbligazione giuridicamente perfezionata scaduta e pertanto dovrà trovare monetizzazione quanto prima, almeno nell'esercizio 2 anno 2. Mentre nel caso di specie, la nostra, in questo esempio, la nostra opera pubblica
viene finanziata da un'entrata a esigibilità futura, nel caso di specie un prestito flessibile o meglio un contributo a rendicontazione, e qui abbiamo una linearità temporale tra quello che è l'andamento della spesa e l'andamento dell'entrata. Pertanto non serve quello strumento di reimputazione conosciuto come fondo problemi vincolato, cioè quella grandezza che abbiamo visto ora, per riallineare temporalmente le due grandezze. E pertanto il fondo premiale vincolato non c'è nella gestione di entrate e di spese a medesima andamento temporale. Il decreto legislativo 118, all'articolo 3,4, recita che la costituzione del fondo premiale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrata e di spesa, perché comunque non serve questo strumento di riequilibrio temporale tra l'entrata e la spesa, come abbiamo visto precedentemente con gli esempi grafici. Questo ci permette di arrivare nei tempi che ci siamo dati per dare ampio spazio alle domande che è più importante un confronto tra tutti, tra quello che sono piuttosto che il sottoscritto che continua a condividervi input informativi, andiamo a vedere che cosa intendiamo come ultimo fondo di riferimento tra quello che è il fondo crediti dubbi difficile esazione. Anche qui, come abbiamo detto all'inizio, il fondo crediti dubbi difficile esazione è un accantonamento obbligatorio da dover inserire all'interno del bilancio di previsione. È un accantonamento che va a identificare e si collega in modo diretto alla mia capacità di riscossione ed è influenzato da due fattori specifici, cioè ciò che devo svalutare, cioè il mio credito che presumo che sia tale e pertanto dovrò svalutarlo, e di quanto devo svalutare, cioè la percentuale di svalutazione. Il mix, il prodotto tra cosa svaluto e per quanto svaluto mi dà l'accantonamento atteso al fondo crediti dubbi difficile esazione. Ricordo che il fondo crediti dubbi difficile esazione nel bilancio di previsione è un accantonamento di risorse correnti, pertanto drenano la capacità di spesa dell'ente locale. Più l'ente locale inserisce a bilancio di previsione entrate a bassa capacità monetaria, cioè a bassa capacità di riscossione, più alto obbligatoriamente sarà l'accantonamento al fondo crediti dubbi difficile esazione. E questo è un obbligo che il legislatore ha inserito all'interno dei nostri bilanci per evitare che l'ente vada a spendere entrate che non generino flussi di cassa. Se sono entrate che non generano flussi di cassa perché sono difficili da riscuotere, non possono far partire spese che generano sicuramente dei flussi di cassa, perché la spesa corrente per natura deve essere pagata entro i 12 mesi successivi e pertanto espongano l'ente alla creazione di debiti certi. Velocemente, perché il tempo è tiranno, andiamo a vedere come vado ad a definire questi accantonamenti. In particolare, che cosa debbo svalutare? Occorre individuare le categorie di entrata stanziate che possono dare luogo a crediti dubbi difficile esazione. E come lo faccio? Con la nota integrativa. La scelta del livello di analisi è lasciata ad ogni singolo ente. Il legislatore identifica almeno la tipologia come grandezza di riferimento. Però comunque l'ente può declinare questa grandezza nelle categorie o meglio ancora nei capitoli e identifico che cosa debbo svalutare, che cosa posso non svalutare per legge, i crediti che arrivano dalle altre amministrazioni pubbliche,
i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie che si accertano per cassa. Cosa significa accertare per cassa? Che considero un'entrata che concorre al mio equilibrio in base a quanto riscuoto, pertanto se è un'entrata che a rendiconto non genera credito, è un'entrata che non deve essere svalutata a livello di previsione. Esempio, l'imposta municipale propria, l'IMU, è un'entrata che è un'entrata in autoliquidazione che genera accertamenti esclusivamente per quella posta che viene riscossa. Nel bilancio di previsione non avrò accantonamenti al fondo credito beneficio esazione legati alla imposta municipale propria. L'avrò legati alla Tari, perché la Tari è una imposta che è una tassa che viene collegata a un ruolo, pertanto si accerta la totalità del ruolo, anche se essa non è di facile riscossione. Con riferimento alle entrate, l'ente può non considerare l'entrata di difficile esazione, pertanto nella nota integrativa va a spiegare il perché si ritiene che questa entrata possa essere riscossa nella sua completezza. La percentuale di svalutazione è calcolata per ogni entrata di cui al punto primo che abbiamo visto prima in base alla media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 anni. Cosa significa? Significa che l'ente ha l'obbligo di identificare un trend storico di capacità di incasso della propria entrata, un trend storico di 5 anni, fa un rapporto tra la sua capacità di incasso, cioè gli incassi in conto competenza e gli accertamenti in conto competenza degli ultimi 5 anni, identifica una capacità di incasso, la media semplice di queste capacità di incasso mi identifica la mia potenzialità a monetizzare le mie entrate nel quinquennio. Il reciproco, cioè 100 meno la mia capacità di incasso, identifica la percentuale di svalutazione. Questo è quanto il legislatore richiede in ambito di gestione del bilancio di previsione. In sostanza, noi siamo chiamati a redigere un bilancio di previsione che sia autorizzatorio, un bilancio di previsione che soddisfi i bisogni che l'ente ha censito con il documento unico di programmazione, e vada a soddisfare quelli che sono gli obiettivi che l'ente si è dato nel corso della sua gestione. In particolare, noi andiamo a definire con il bilancio di previsione quali sono i nostri le risposte agli obiettivi che ci siamo dati in sede di programmazione legati al documento unico di programmazione. Direi che con all'interno della presentazione è stata all'interno dell'ora di riferimento, e rimango a disposizione per eventuali domande che si ritiene necessario porre. Grazie. Grazie dottor Lanza per la sua esposizione, per le slide che sicuramente torneranno utili ai partecipanti, che anzi già ce le stanno chiedendo. Io vi ricordo che potete porre una domanda con l'apposito box domande, oppure potete prenotarvi attraverso la funzione mano alzata per un intervento a voce. E in attesa di ricevere domande, ne approfitto per farne una io a nome dello staff. Si è parlato di bilancio di cassa, ma come si calcolano gli stanziamenti di entrata e spesa? Sì, allora, grazie per la domanda. Il bilancio di cassa, come abbiamo detto, è un elemento anch'esso autorizzatorio. Cosa significa? Che l'ente può pagare solo quello che c'è all'interno del bilancio di cassa e ha l'obbligo invece di riscuotere i propri crediti per dar corso alla monetizzazione delle proprie spese. In ambito di definizione degli stanziamenti,
dobbiamo dividere un pensiero legato all'entrata e quello che è la capacità di riscossione. Abbiamo detto che in sede di bilancio di previsione sono chiamato a fare quel conto del fondo credito butificializzazione che va a drenare la mia, identificare quello che io riesco a riscuotere nel corso della mia storia. Pertanto, per fare uno stanziamento di cassa di entrata, andrò a identificare il mio credito che è il residuo presunto. Andrò ad addizionare quello che è lo mio stanziamento di competenza, cioè quello che presumo di poter riscuotere nell'esercizio 2000 e nel caso di specie 21 che vado a scrivere come bilancio di previsione, e andrò a sottrarre l'accantonamento al fondo credito butificializzazione. Pertanto credito più stanziamento di competenza meno fondo crediti butificializzazione. In spesa andrò a inserire quello che è il debito che mi porto dal passato, cioè il residuo passivo, più la gestione che andrò a creare nel corso dell'esercizio 2021, pertanto residuo passivo più stanziamento di competenza mi dà lo stanziamento di cassa. Lo stanziamento di cassa, la totalità degli stanziamenti di cassa di spesa dovranno essere minori o uguali allo stanziamento di cassa di entrata, perché comunque devo garantire con la mia entrata la mia capacità di spesa, pertanto la mia capacità di pagamento delle spese della gestione 2021. Grazie. E faccio ancora una domanda. Allegato al bilancio di previsione c'è il prospetto dell'avanzo di amministrazione. Che cos'è e come si usa? Sì, allora abbiamo detto che l'avanzo di amministrazione è quella quota di riferimento di sintesi del risultato della gestione finanziaria dell'anno precedente. Abbiamo detto che si suddivide in cinque grandezze, cioè la quota vincolata, cioè quel surplus tra entrata e spesa a natura vincolata. L'entrata a natura vincolata è quell'entrata che si può utilizzare esclusivamente per fare una cosa. Ad esempio, il contributo regionale concesso al comune per realizzare Piazza Roma deve essere utilizzata per Piazza Roma. Se ho un'economia, questa economia confluirà nell'avanzo di amministrazione a natura vincolata e dovrà o essere restituita alla regione se incassato o essere utilizzato per altra opera salvo autorizzazione della regione, per esempio. E questo mi permette di identificare il concetto di entrata vincolata. L'entrata accantonata, come abbiamo detto, è l'accantonamento al fondo credito butificializzazione che da un concetto di accantonamento passa a un concetto di fondo e gli accantonamenti concorrono alla creazione dell'avanzo accantonato. L'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti è quel surplus di entrata o quella cancellazione di spese, cioè residui, che non danno a più essere monetizzati e pertanto concorrono alla creazione di un avanzo destinato agli investimenti, quelle entrate che derivano dal titolo quarto, quinto delle entrate e quelle riduzioni del titolo secondo della spesa che vengono a essere finanziate dalle entrate precedentemente. E infine, a quadratura, abbiamo il risultato libero di amministrazione che, ove positivo, si chiama avanzo di amministrazione e in base all'articolo 187, comma secondo del TUEL, abbiamo la possibilità di utilizzo solo per quello. Se è negativo, si chiama disavanzo di amministrazione e deve trovare copertura in base al testo unico degli enti locali in 3 annualità entro la consiliatura, sia a natura ordinaria, sia a natura tecnica, cioè discende dall'armonizzazione contabile nei tempi di recupero definiti nell'anno 2015, cioè l'anno in cui è partita l'armonizzazione contabile. Grazie. Chiedo ancora due parole sull'armonizzazione dei sistemi contabili. Come si ottiene l'armonizzazione? Quali sono i principi contabili comuni? Sì, allora, l'armonizzazione contabile, come abbiamo detto nel corso della presentazione, si poggia in primis sul decreto legislativo 118 del 2011, che detta le norme di riferimento, a cui si declinano
principi generali e i principi applicati. Nel principio che abbiamo iniziato a vedere questa sera abbiamo visto il principio della programmazione, poi abbiamo il principio della contabilità finanziaria, il principio legato alla contabilità economico-patrimoniale e il principio del bilancio consolidato. Il principio della programmazione è un elemento essenziale per definire le regole, come verranno a essere scritti i documenti di programmazione, tra cui il documento unico di programmazione che sarà oggetto di incontri futuri, dove si definiranno le regole e gli obiettivi di conduzione del nostro bilancio. Le modalità di rendicontazione del nostro bilancio, una rendicontazione finanziaria, che è il rendiconto finanziario, una rendicontazione economico-patrimoniale, che è lo stato patrimoniale, il conto economico, e una rendicontazione che può essere una rendicontazione sociale, una rendicontazione ambientale, una rendicontazione di genere, che sono tutti argomenti che si vedranno nel corso dei confronti successivi. Grazie. Un'ultima domanda che arriva dalle colleghe dello staff. Ricordo che questo percorso è rivolto agli amministratori under 35 di nuova nomina e mi chiedono le colleghe di fare un esempio con un'organizzazione di un evento, quale ca capitolo per stazione di servizio. Noi abbiamo l'ente locale che intende nella sua potestà creare un evento culturale o un evento sportivo. Pertanto, all'interno della missione, se è un evento sportivo, avremo la missione 6 dedicata allo sport e il programma 2 della missione 6 dedicato alle attività sportive, dove all'interno del programma abbiamo una spesa corrente che è quella della spesa di tutti i giorni, della creazione di un evento, una spesa corrente che verrà a essere programmata con il bilancio di previsione e tramite la tecnostruttura sarà svolta con la creazione di questo evento, un evento che richiederà dei servizi, se l'ente non è in grado di svolgerlo da solo, pertanto un affidamento a una società o un'associazione che si occupa di creare eventi con un impegno di spesa che si poggia sulla programmazione di bilancio che abbiamo visto oggi. Questo impegno di spesa si poggia su un'obbligazione giuridicamente perfezionata, cioè un contratto tra l'ente e la società di servizi che andrà a creare l'evento. La società di servizi farà l'evento e la tecnostruttura andrà a riconoscere che l'evento è stato svolto in base al contratto che regolamentava l'obbligazione giuridicamente perfezionata e andrà a liquidare la fattura. Cosa significa? A dire, cara società, tu hai fatto bene il tuo lavoro, meriti il pagamento della tua fattura. E in conclusione, il ragioniere andrà a pagare la fattura si concluderà il ciclo della spesa. Questo ciclo della spesa è dettato dal testo unico degli enti locali e adesso è un po' il nostro vademecum su come dobbiamo svolgere la nostra vita contabile, in sostanza. Grazie. Grazie molte. Allora, intanto vi ricordo che ci sarà un'altra puntata sul bilancio in relazione alle politiche di mandato e sarà il 25 di giugno alle ore 18. Vi ricordo anche che la registrazione e le slide preziosissime saranno disponibili sul sito di Città Metropolitana di Torino e trovate tutti i riferimenti nel box chat. Vi potranno essere utili anche in futuro, quindi sarà magari utile poterli consultare in un secondo momento, perciò vi preghiamo di tenerne conto. Vi ricordo poi di compilare anche il questionario sempre in chat relativo al seminario previsto ad Avigliana e di compilare il questionario di valutazione che vi comparirà a fine webinar. Io vi ringrazio quindi per la partecipazione, ringrazio
il dottor Lanza per l'esposizione. Il prossimo appuntamento è per giovedì 18 giugno alle ore 18, sarà a tema protezione civile, quindi sistema di allertamento della protezione civile con il dottor Vitale Francesco. E auguro una buona serata a tutti e a tutte. Grazie, buonasera.